Oggi il discorso è molto semplice perché è veramente un grandissimo piacere poter anche quest'anno rinnovare e essere qui assieme a Duccio a ufficializzare il rinnovo di questa partnership. Visimederi è stata una delle primissime aziende del territorio senese che ha creduto nel progetto Emma Villas. E ci ha sostenuto fin dall'inizio. Questo è il terzo anno di rapporto di partnership e credo che nel corso di queste stagioni si sia venuto a creare veramente un rapporto che va oltre quello che può essere il mero rapporto di sponsorizzazione, di visibilità e di tutte le varie attività che si possono legare oggi a questo tipo di attività. Con Visimederi, con Emanuele Montomoli, che è oggi presidente è diventato presidente unico del presidente via, di Visimederi, e con Duccio Meattini, nuovo amministratore unico, se non sbaglio, di Visimederi, e poi tutti i colleghi, tutti i loro colleghi, si è venuto a creare un rapporto d'amicizia che, come dicevo, va oltre quella che è il rapporto commerciale e di sponsorizzazione. Con loro stiamo ragionando su diverse opportunità anche di collaborazione a livello proprio di business aziendale di entrambi, anche legandosi a quella che è l'operatività di Emma Villas Azienda, e credo che ci siano diversi punti di incontro che potremo e che già in passato siamo riusciti ad individuare. Quindi, ripeto, per noi è veramente un grandissimo piacere ufficializzare questo rinnovo. Visimederi ci seguirà nel corso della stagione sulle divise ufficiali dei ragazzi, come oramai da 3 anni a questa parte, e spero che sia per tutti una stagione vincente e che sia il prosieguo di un rapporto che fino ad oggi è stato veramente molto soddisfacente. Dunque, io mi trovo qui oggi a raccogliere, diciamo, delle lodi che non mi merito, perché ovviamente io svolgo questo ruolo, sono stato nominato un mese fa e quindi sono entrato in corsa in questo legame che c'è tra Visimederi e Emma Villas ormai da 3 anni. Sono stato colpito molto sia dall'azienda, da Visimederi, che mi ha chiesto in modo particolare, caloroso, di partecipare diciamo, di vivere questo rapporto che c'era, sia dal modo in cui Guglielmo mi ha accolto e mi ha seguito, diciamo, mi ha un po' preso per mano, introducendomi in un mondo che per me era sconosciuto. È un mondo che mi affascina, è un mondo che mi piace, di cui sto piano piano assaporando aspetti, diciamo, interni che non conoscevo, e quello che vedo è un legame forte tra Visimederi e Emma Villas, come giustamente sottolineava Guglielmo, di cui rendo ogni merito a Emanuele Assolutamente. Montomoli, che evidentemente 3 anni fa ha visto bene, ha visto in lontananza quando ha pensato di legare queste due realtà insieme. Un percorso che sta dando grandi soddisfazioni. Mi sembra che, insomma, la stagione è iniziata bene. Io sono contento di essere qui. Ho vissuto, Il volley day. vivrò la prossima esperienza di match sponsor a bordo campo, e è, appunto, come diceva Guglielmo, un rapporto che va oltre quello che è solo la partecipazione economica alla vita di Emma Villas. C'è veramente una condivisione di valori, di legami a quella che è poi questa città. Credo sia questo poi quello che ha legato fin dall'inizio il progetto di Visimederi, che nasce su Siena, nasce e desidera, come è successo quest'anno, rimanere
legata fortemente a questa città, con un passaggio che è stato quello di Emanuele di acquisire la totalità dell'azienda per essere sicuro che comunque fosse comunque il legame con Siena importante e rimanesse stabile. Come alla conferenza stampa che c'è stata nell'aula magna dell'università, fu sottolineato da Emma Villas il legame che comunque c'è con questa città, Assolutamente. che è nato, che è stato sviluppato, che viene secondo me sentito anche, piano piano ha sopperito, diciamo, a quello che è stato un bisogno, diciamo, di affetto che Siena sentiva e che in questo momento sta crescendo importante e profondo con la pallavolo e con Emma Villas. Una cosa sola, se poi sono domande sempre su questa possibilità, questa partnership, sul match sponsor, come vivrete il giorno del match sponsor, anche stando in panchina a vedere la partita a bordo campo? E a Ci cui sta che tu tempo? debba entrare a un certo punto, Infatti, quindi probabilmente, probabilmente. grazie che Questa è una giochiamo. sorpresa, ormai te l'ho detta. E poi quanto è importante creare proprio la figura che c'era anche l'anno scorso, la figura del match sponsor, e quindi dare visibilità alle aziende in una giornata che va a partire di campionato. Io credo che su questo, come dicevo, è un mondo in cui io vengo dal mondo dei numeri, quindi non so molto pratico di questa cosa. Non so quanto è usanza, non so quanto è merito di Emma Villas, di Guglielmo. Io credo che questa sia l'ennesima dimostrazione di un legame tra la società e gli sponsor che non è solamente un legame economico, ma che è comunque un legame secondo me importante, perché essere lì accanto, io vi dico la verità, sono già emozionato ora. No, tra l'altro da sottolineare il fatto, proprio per sottolineare il rapporto che si è venuto a creare, che Vismedeli è la prima azienda che per questa stagione si siederà in panchina. Quindi sarà il primo match sponsor di questa stagione. I meriti dell'iniziativa match sponsor vanno riconosciuti alla Lega, perché è la Lega Pallavolo Serie A che ha attivato, ha dato la possibilità alle società di poter portare in panchina rappresentanti dell'azienda o comunque dei propri sostenitori o comunque una persona che oltre lo staff tecnico. Però ecco, noi abbiamo deciso sin da subito di destinare questo tipo di attività all'azienda, perché crediamo che sia un elemento in più per fortificare quello che è il rapporto che noi abbiamo con i nostri partner. E riprendendo quanto diceva prima Duccio e dicevo anch'io, volevo aggiungere che Vismederi rappresenta appieno quello che noi abbiamo sempre cercato di fare, cioè l'inserire all'interno, portare all'interno del nostro progetto eccellenze del nostro territorio. Credo che Vismedeli sia proprio tra le prime eccellenze internazionali riconosciute del nostro territorio, e di questo non dobbiamo far altro che congratularci con Emanuele e con tutto lo staff di Vismedeli. Però rappresenta, proprio per questo rappresenta quella che era la nostra strategia, chiamiamola così, iniziale, cioè il coinvolgere, il coinvolgimento, la partecipazione all'interno del progetto Emma Villas di eccellenze del nostro territorio. Questo proprio per fortificare quello che è tutto il nostro movimento. Emma Villas azienda rappresenta un'eccellenza a livello mondiale in un determinato settore. Vismederi rappresenta un'eccellenza mondiale in un altro tipo di settore. Speriamo che insieme si riesca a fare qualcosa di buono nel settore sportivo e a far crescere sempre più questo movimento, ecco. Due vittorie importanti, entrambe per 3-0. Questa in trasferta non era scontata come poteva sembrare, per cui ci prepariamo a Ortona, che è una buona squadra, è una delle accreditate nella prima fascia del girone, e dobbiamo assolutamente concentrarci perché sarà una partita non facile e non scontata. Anche se possono avere un infortunato che non farà parte della partita, è una partita che l'anno scorso ci segnò l'esordio in Serie A qui a Siena, segnò un grande pubblico.
Tant'è vero, ci ricordiamo tutti del presidente nostro che alle 6 c'era una fila inusuale fuori dalle cancelli e fece entrare tutti subito per poter partecipare all'inizio della partita. Per cui io mi auguro soprattutto che ci sia un'ottima cornice di pubblico, è possibile sicuramente. E Ortona è una squadra che è ben costruita, è 3-4 anni che fa a livello altissimo, ha vinto anche la regular season 2 anni fa, per cui assolutamente non va sottovalutata. Qual è stata la chiave decisiva, diciamo, delle due partite vinte e che cosa servirà invece Risponde tu. Vuoi rispondere? No, sicuramente quest'anno è il gruppo. Si è visto anche la partita a Lago Negro e l'entrata di Noda, appena accorpata la squadra dal lunedì, è stata la dimostrazione che quest'anno il gruppo sarà, speriamo, ci auspichiamo che sia la pedina in più. È un gruppo ben costruito, Paolo lo sta gestendo in modo molto buono e sicuramente non vorrei parlare quest'anno dei singoli, ma vorrei sempre parlare del gruppo. E il gruppo, come in queste due partite ha fatto, ha sempre risposto in modo positivo. Siamo stati bravi perché era la prima trasferta, per cui poteva succedere di tutto, lo vediamo anche sugli altri campi, che partite che possono sembrare scontate, poi alla fine non lo sono. E Potenza è un palazzetto nuovo anche per Lago Negro stesso, perché non ha la possibilità di giocare in casa, ha sfruttato la possibilità di andare a Potenza. E faccio i complimenti alla società di Lago Negro e al presidente Carlomagno per come ci hanno ospitato e come sono stati sempre gentili. È una società che di nostra conoscenza dai tempi della Serie B, e gli auguro di trovare una casa pronti a ospitarli con il loro pubblico numeroso e rumoroso, ma sempre estremamente corretto, ci tengo a sottolinearlo. Per cui sicuramente le prossime gare che dovrebbero giocare a Lauria sarà veramente un campo difficile da poter sfruttare. Tra l'altro c'è stato un bel momento prima della partita, la premiazione del presidente Carlomagno al presidente Bisogno, insomma, testimonia veramente È un l'amicizia. legame nato in B2 in occasione della Final Four di Coppa Italia e si è mantenuto nel tempo fino adesso, questa è la dimostrazione.